150.000 euro per la lotta alla marginalità sociale. Si tratta di fondi europei che saranno destinati all'aiuto dei senza fissa dimora. In campo scenderanno così il Comune di Arezzo al fianco dell'Associazione Culturale del Bangladesh, l'Associazione DOG e la Fraternità Federico Bindi. È quell'idea di Arezzo, città sicura e coesa, che oggi trova la propria esplicazione attraverso un'alleanza tra amministrazioni, associazioni di volontariato e unità di strada. L'Associazione Culturale del Bangladesh si occuperà di gestire uno sportello di ascolto rivolto ai senza fissa dimora o a coloro che vivono in condizioni di particolare vulnerabilità sociale, personale, familiare o lavorativa. Già esiste un sportello nostro per cittadini che ha bisogno, cittadini che vengono da noi, ascoltiamo, cerchiamo di capire e anche iniziare proprio un percorso di aiutare, supporto economico, supporto mentale e lavorativo, anche psicologo. E questo progetto dà un rinforzo di più per operare a compimento del lavoro. Un secondo sportello d'ascolto sarà quello gestito invece dalla Fraternità Federico Bindi. È per me una grande soddisfazione davvero, e soprattutto quello che penso è che il risultato per gli ultimi, che sono quelli per i quali cerchiamo di operare, ne abbiano veramente un vantaggio concreto. I nostri ospiti sono prevalentemente persone senza tetto, anche persone comunque in stato di bisogno. La percentuale, contrariamente a quello che si crede, non è di stranieri, non è di migranti. Il 50% almeno sono italiani, in questo periodo in maniera particolare. E questo significa che la crisi economica è ancora lontana dall'essere risolta, secondo me. Anche l'associazione DOG gestirà il suo sportello, ma quest'ultimo avrà un carattere itinerante. Gli operatori, infatti, saranno sul territorio. Spesso questi progetti raggiungono una gran massa di utenti, però una parte che è però consistente, che è quello che crea più magari allarme sociale, rimane lontana dai servizi. Il nostro compito è questo, andare a intercettare questa piccola parte che però crea problemi per motivarle a frequentare i servizi oppure addirittura ad accompagnarli.